Come vi ho anticipato nello scorso video, mi sono preso un'auto elettrica. Sti cazzi. Però insomma mi sono accorto che io non so tanto sull'elettrico e allora ho cercato di prepararmi prima. Ho cercato di informarmi un po' sull'elettrico. Quindi adesso se volete e non sapete proprio niente dell'elettrico, posso provare a dirvi quelle due o tre cose che servono prima di acquistare o prima anche di guidare un'auto elettrica. Ecco la mia macchinina, ma cominciamo con un pippone necessario. Allora, la prima cosa da sapere è come funziona il motore elettrico. Forse qualcuno di voi si ricorda la fisica della terza liceo, in cui si faceva vedere che se noi prendiamo un rocchetto di filo di rame e ci facciamo passare dentro una corrente elettrica, il rocchetto, che si chiama solenoide, diventa una calamita. E così, se la corrente è intermittente, ottengo una calamita che si accende e si spegne in continuazione, che così può far muovere un oggetto. Prima viene attratto, poi no, poi sì, eccetera. Il motore elettrico in questo consiste ed è un sistema geniale per trasformare l'elettricità in movimento. Ora, la corrente elettrica la possiamo pensare come l'acqua in una cascata. Se la cascata è alta e c'è tanta acqua, la cascata è potente. Se la cascata è bassa e c'è poca acqua, è poco potente. L'altezza della cascata si chiama tensione e si esprime in volt. La quantità di acqua che ci passa dentro si chiama quantità di corrente e si esprime in ampere. La potenza è volt per ampere. Cascata alta per tanta acqua è bella potente e si esprime in watt. La cascata che vi arriva in casa è sempre alta 230 volt, quindi per esempio se avete bisogno di 1600 watt per il phon, vi servono 1600 diviso 230, 7 ampere di corrente. Altra cosa, la corrente può essere continua o alternata. La corrente alternata si abbrevia in AC e quella continua in DC. Ah, ma allora gli AC/DC. I motori elettrici possono essere sia in AC che in DC, ma quelli delle auto sono tutti in corrente alternata oggi e nelle nostre case arriva la corrente alternata. Il più grande fan della corrente alternata era lo scienziato serbo-croato-statunitense Nikola Tesla. Ma la corrente che erogano le batterie è continua, quindi serve un inverter nell'auto, cioè un coso che trasforma la DC in AC. Altra cosa, se la potenza si esprime in kilowatt, la capacità di una batteria si esprime in kilowattora. Occhio, occhio, che stra importante sta cosa. Se confondete i kilowatt con i kilowattora, vuol dire che non avete capito niente e sui social ci fate la figura dei terrapiattisti quando ne parlate. Kilowatt potenza, kilowattora capacità della batteria, cioè quant'è la potenza della tua auto? 85 kW. Quanto è grande la batteria? 40 kW. La potenza nel termico si esprimeva spesso invece anche in cavalli vapore. E già il nome cavallo vapore vi dà l'idea di quanto sia vecchia come unità di misura. Mentre la capacità del serbatoio si esprimeva in litri di carburante. Con la macchina elettrica la potenza in kilowatt. Però se volete potete ancora esprimerla in cavalli, tanto basta moltiplicare i kilowatt per 1,36. Mentre la capacità della batteria la esprimete in kilowattora, che poi sarebbe quante ore ci mette la nostra batteria a caricarsi o scaricarsi se le diamo o le facciamo erogare un kilowatt costante di potenza. Adesso basta con le supercazzole di fisica e torniamo a parlare di storia del motore elettrico. Kilowatt e kilowattora la supercazzola prematurata come fosse Antani per due con terapia tapioco. Super figata, viene inventato il motore elettrico nella prima metà dell'Ottocento e così i primi mezzi sono elettrici. Si guidano benissimo perché erogano potenza in maniera costante, si dice lineare. Ma le pile non bastavano a far fare abbastanza metri ai mezzi di allora e così si ripiegò sul motore a scoppio grazie all'invenzione del cambio. In che senso? Sì, perché se un motore elettrico va così, un motore a scoppio va così.
E quindi per farlo assomigliare a un motore elettrico si usa il cambio, così lo trasformi in questa roba qui che ci assomiglia. E sta cosa mi ha sempre affascinato, cioè che le auto elettriche sono nate prima di quelle termiche, solo che siccome non avevano abbastanza autonomia si è dovuto decidere di andare a malincuore sul termico e con il trucco del cambio, con la pezza del cambio, però non si è mai persa la speranza, il sogno di poter avere delle automobili solo col motore elettrico, perché è più efficiente, molto più efficiente, perché è pulito, si guida da Dio, è meno complicato, e quel sogno non si è mai perso. Pensate che il motore termico della vostra auto termica spreca il 75% dell'energia, che si disperde in calore invece che trasformarsi in movimento, mentre col motore elettrico se ne perde poco più del 10%, cioè il motore termico, si dice, ha pochissima efficienza, è uno spreco. E allora negli anni si sono inventate batterie sempre più capienti. Finché pochi anni fa si sono detti, ma sai cosa? Ma ormai abbiamo delle batterie che mi permettono di fare anche 200 km. E allora, ma proviamo a farla questa automobile completamente elettrica. Me l'ha spiegato strabene il buon Damiano. Ciao a tutti, io sono Damiano Foschi e insieme a Stefano vogliamo oggi vedere i vari metodi per ricaricare la batteria di un'auto elettrica. Fondamentalmente li distinguiamo in quattro categorie. Abbiamo i caricatori portatili, quelli che si attaccano a una presa normale di casa. C'è la wall box che uno può installare nel box auto o in giardino. Ci sono le colonnine pubbliche in corrente alternata e le colonnine pubbliche in corrente continua ad alta potenza. Allora, quindi questo qua è il carichino. Sì, esatto, per caricare attaccandolo alle prese di casa, una presa asciugo, con potenze basse. Questa carica fino a 12 ampere di corrente. Quindi 8 ampere, devo fare 8 per 220, viene circa 1600 e qualcosa, sì, penso, quindi 1,6 kg, 1,7 kg. Allora, proviamo ad attaccarlo, quindi prendiamo il carichino. Allora, quindi si fa che si attacca sempre prima... Prima alla presa di casa, che così si accende e lo puoi regolare. Ok. E poi dopo lo attacchiamo alla macchina. Decido la potenza e poi lo si attacca alla macchina. Attacchiamo il carichino domestico alla presa normale. Quando si accende il carichino ho la facoltà di poter variare la corrente di carica. In questo momento è impostato a 12 ampere. E adesso, una volta regolato il carichino, andiamo a collegarlo alla presa dell'auto, che sta davanti nel muso. Apriamo lo sportellino di ricarica, tolgo il tappo e infiliamo la spina nella presa. Appena si è agganciata dovrebbe diventare verde e partire con la carica. Qui la wall box mi dice che in questo momento in casa stiamo consumando 3,3 kW, però penso che sia 1,6 kW dalla macchina e mia moglie ha messo sulla lavatrice poco fa. Ecco, guarda, la macchina mi dice che sta caricando a 1,7 kW e devo aspettare 18 ore. Perché sta caricando a bassa potenza. Il vantaggio di questo carichino domestico è la semplicità, nel senso che posso attaccarlo a qualsiasi presa, ovviamente a norma, che si trovano di fatto in tutte le case, in tutti i luoghi dove arriva la corrente elettrica. Nell'ipotetico situazione in cui mi trovo proprio con zero batteria o quasi, cerco di arrivare il più vicino possibile alla prima casa, alla prima struttura dotata di elettricità e una presa la si trova. Oltre al carichino domestico, in macchina mi tengo sempre per sicurezza una prolunga da 10 metri che può risultare utile in situazioni di emergenza e un adattatore per l'attacco alla presa industriale. Va bene, e adesso facciamo la wall box. Sì, vediamo il secondo metodo di ricarica. Quando abbiamo comprato l'auto elettrica abbiamo installato in garage anche questa wall box. La cosa interessante della wall box, intanto ha già il cavo incorporato, quindi non devo stare a tirare fuori niente, è un attimo attaccarla. Un'altra cosa interessante, non so se si riesce a vedere, nel quadro qui mi indica anche i consumi istantanei del mio appartamento, in questo momento 1,7 kW, quindi io so esattamente, la wall box sa esattamente quanta corrente viene utilizzata in questo istante ed è regolata in modo che concede alla macchina
esattamente quello che serve per arrivare al limite che ho fissato. Quindi gli si può dire anche, non so, per esempio di dare priorità alla casa in modo che non vada giù la luce. La priorità è sempre alla casa. All'automobile concede tutto quello che può fino ad arrivare al limite. Quindi io quando arrivo a casa e ho bisogno di caricare, semplicemente prendo la spina e come prima attiamo lo sportellino e attacchiamo la presa. Adesso vedi che alla macchina sta dando 1,5 kW, però perché i primi secondi semplicemente di controllo, fra poco, ecco adesso 2,8, 3,3. E se guardiamo la macchina qua mi dice che per arrivare al 100%, prima erano 18 ore col carichino, adesso sono 10 ore con la wall box. Caricando a 3 kW vuol dire che in un'ora metto 3 kWh. 1 kWh corrisponde a 7-8 km di autonomia. 3x8, 24, quindi facciamo che in un'ora carico almeno 20 km di autonomia. Se la tengo le 10 ore di notte, so, dalle 10 di sera alle 8 del mattino, carico 20x10, 200 km di autonomia. Se non faccio più di 200 km al giorno non ho nessun problema, di solito ne faccio 40-50 nelle giornate tranquille. Sono 6 anni che ho l'auto elettrica, non mi ha ancora chiamato una zia urgentemente da andarla a prendere come succede a Pieraccioni spesso, no? E non ho avuto grossi problemi. Se veramente c'è un'urgenza uno può anche chiamare un taxi. A pensarci, non mi è successo l'urgenza neanche quando prima avevo l'auto a benzina. Esatto, anzi, esatto. Mi è successo con l'auto a benzina di essere rimasto a piedi perché ero in riserva, non mi ero accorto di quello che potevo fare. Adesso siamo davanti a una colonnina di repower in corrente alternata. Queste sono a bassa potenza in monofase, quindi al massimo caricano a 7 kW. Ma la mia macchina più di 7 kW in corrente alternata non prende. La cosa bella di queste colonnine è che hanno già il cavo, che è una rarità. Per attivarla, la colonnina è marcata Recharge, potrei usare l'app di Recharge, ma ci siamo informati poco fa e è più conveniente usare EVDC. Ho già caricato i dati dalla carta di credito sull'applicazione, quindi possiamo partire. Ok, la colonnina è diventata gialla, quindi si è attivata. E allora attacchiamo. È diventata verde, sta caricando a 7 kW, lo dice lì nello schermo, e per finire la carica bastano 4 ore rispetto alle 10 di casa, perché stavo caricando più del doppio di prima. Ecco. Eccoci qua, siamo davanti al supermercato Lidl, e Lidl è una catena di supermercati che offre la ricarica gratuita ai suoi clienti, quindi io posso venire a fare la spesa, attaccare la macchina, mentre faccio la spesa si ricarica, la carica dura mezz'ora dopo che si stacca, però in quella mezz'ora ricarico, torno a casa, ho più energia in macchina di quanto ne avevo quando sono partito. Per caricare qui ci serve il cavo, non è già in dotazione, quindi lo prendo dal portabagaglio, nell'auto. Adesso la luce è verde, vuol dire che è disponibile. Se fosse rossa vorrebbe dire che non funziona. Comunque, verde posso attaccare. Quando l'attacco diventa gialla, premo il pulsante e parte la carica e dovrebbe diventare blu. Quando è blu, la carica è partita. Qua la presa è diventata verde, vuol dire che va tutto bene. E se guardiamo dentro, la macchina mi dice che stiamo caricando a 6,6 kW, quasi 7. E adesso l'ultima, cioè la colonnina ad alta potenza. Questa 300 watt c'è scritto, sì. Allora vado su EVDC, allora la 602, 2, la presa 2. Posso già prenderlo? Certo. Ah, ok. Tanto questo è solo appoggiato, non è collegato qui. Okay. Accidenti se è pesante. Togliere tutti e due i tappini. Attendere, prego. Ok, sta lampeggiando. Charging station is successfully activated. Please plug it in your car. In fila. Spingi bene. Ok. Quindi riassumiamo un attimo. La macchina ha una presa per la ricarica lenta in corrente alternata, chiamata tipo 2, e un'altra che poi è un'aggiunta alla tipo 2 che trasforma la presa in una CCS per la ricarica veloce in corrente continua. E questi sono i tipi di ricarica che possiamo far fare attaccandoci a questa presa. Ricarica lentissima a casa.
Questa va alla velocità della presa di casa, quindi se ho in casa 3 kW e carico la macchina tipo a 2 kW, se no mi salta la corrente, e ho la batteria da 40 kWh, allora una carica completa la farò in 20 ore. Questo tipo di carica si fa con un cavo che va dalla macchina, con la presa di tipo 2 in corrente alternata, alla presa di casa, quella tedesca, che si chiama presa Schuko, e questo cavo viene chiamato in gergo carichino. È pericolosetto tenere attaccata una presa per 20 ore una roba che ciuccia 2 kW. Se poi i fili sono vecchiotti o sottilini si surriscalda, poi se va bene si stacca la corrente, se va meno bene casa vostra diventa un problema dei vigili del fuoco. Questo tipo di carica, vi dicevo, va a corrente alternata, perché a casa vostra quella arriva. Ricarica a casa con la wallbox. Concettualmente è la stessa cosa del carichino, quindi sempre corrente alternata, pochi kilowatt da casa vostra. Però si fa con una presa certificata che non rischia di trasformarvi in torce umane, che permette di gestire potenze anche più alte se il vostro contratto ve lo permette, e che è pure smart, cioè comunica con l'auto e potete dirle di usare solo il fotovoltaico se l'avete, o di dare la precedenza alla casa e non far mai saltare la luce. Insomma, si dice di bilanciare il carico. Questa presa magica si chiama wallbox e il cavo in questo caso va dalla macchina, sempre tipo 2, alla wallbox. Ricarica alla colonnina lenta, sempre corrente alternata, quindi sempre la presa di tipo 2. Costicchia, ma non eccessivamente, e invece dei miseri pezzenti 3 kW di casa vostra vi può caricare anche a velocità un po' migliori, fino a 22 kW. C'è scritto sulle colonnine a quanto caricano, ma anche sulle app come NextCharge. Però la macchina spesso non carica in corrente alternata fino a 22 kW, ma carica a 11 o molto più spesso a 7 kW al massimo. Alcune auto caricano in AC anche a 22, ma in genere sono costosissime. Ricarica alla colonnina velocissima, si chiamano HPC, High Power Charge, e caricano in corrente continua, quindi si attaccano alla presa CCS e alcune arrivano persino a 300 kW. Ma le auto elettriche in commercio non caricano così velocemente. Questa in corrente continua carica 85 kW, però è un picco massimo, in realtà attorno allo 0% e attorno al 100% va molto più lentamente. Questa cosa si chiama curva di ricarica in corrente continua ed è un parametro molto importante da valutare in fase di acquisto di una macchina elettrica. Quindi se siete in fase di acquisto di un'auto elettrica non esclusivamente cittadina, guardate che abbia la ricarica in corrente continua e soprattutto guardate qual è la curva di ricarica, che banalmente è quanto ci mette a caricare dal 20 o dal 30 all'80%. Questa fa dal 22 all'80%, perché l'ho provata ieri, lo fa in 27 minuti.